quando suona di mattina la mia sveglia birichina, è d'accordo con il gallo quando torna il... Da domani e fino a domenica 6 maggio la carovana dello Zecchino d'Oro, la celebre rassegna canora per bambini, farà tappa a Napoli per scovare i piccoli interpreti della 55esima edizione. Venerdì e sabato presso il convento San Pasquale a Chiaia i giovani aspiranti si esibiranno in una prima audizione a porte chiuse, ma lo spettacolo è previsto domenica pomeriggio nel parco della Villa Comunale, dove i piccoli scelti affronteranno la selezione dinanzi al pubblico. Accettiamo tutti i bambini, anche chi è meno bravo a cantare, ma che venga a divertirsi. Poi noi sappiamo già le canzoni che saranno a novembre, quindi noi cercheremo dei bambini che interpreteranno le canzoni che noi abbiamo scelto. Tutto è gratuito, partendo dalle 3 del pomeriggio sarà un pomeriggio d'oro Zecchino con divertimenti, laboratori, giochi, bands, musica e con i bambini, con la finale dei bambini alle ore 17 selezionati, che poi ne sceglieremo 3 o 4 quelli che saranno, che arriveranno con tutti gli altri bambini in giro per l'Italia. I grandi che ricordano la loro infanzia, i bambini che si divertono, cantano con spensieratezza in un contesto poi ambientale unico che è la Villa Comunale con Via Caracciolo. La selezione ci sarà il 3, 4 e 5 maggio e il 6 poi tutti a Via Caracciolo, quindi una bella iniziativa che abbiamo voluto fortemente nella nostra città. Sono 37 le tappe complessive del Tour 2012 diretto anche quest'anno dal veronese Claudio Zambelli per selezionare i nuovi protagonisti della manifestazione che si sfideranno all'Antoniano di Bologna per la finale nazionale in onda a novembre su Rai 1. Per partecipare alle audizioni basta compilare l'apposito modulo sul sito dello Zecchino d'Oro.